quello che noi vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione del territorio, una responsabilizzazione. Se il meccanismo che viene proposto è un meccanismo che alimenta le inefficienze e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani completamente diversi. Erika Stefani è visibilmente contrariata quando esce da Palazzo Chigi a vertice sull'autonomia, sospeso tra le tensioni. I 5 Stelle tirano in ballo le cosiddette gabbie salariali, in pratica gli incentivi che la Lega chiede di poter offrire agli insegnanti per farli restare nel territorio una volta assunti. Principio ingiusto, o tutti o nessuno, e l'autonomia, che 3 giorni fa sembrava a portata di mano, si blocca. Tra Lega e 5 Stelle cala nuovamente il gelo. Se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, uno, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea, basta che lo dica e non si faccia e non si vada allora ulteriormente avanti. Noi crediamo che un bambino in Italia non scelga in quale regione nascere e non è giusto che si dica che siccome una regione ha più soldi, quei bambini che nascono lì hanno più diritto ad istruzione di altri bambini che nascono in una regione dove ci sono meno soldi. Difficile comprendere come l'ostilità dei 5 Stelle sia superabile. I leghisti, dai vertici alla base, salgono sulle barricate. Chi ferma questo non fa un dispetto a Salvini e alla Lega. Certe cose me le aspetto dalle opposizioni, dal PD. Ditemi voi se oggi l'Italia è unita, la scuola è unita, la sanità è unita. No, perché la gestione centralizzata favorisce gli sprechi. All'incontro il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco, si va avanti, ribadisce, poi in una successiva conferenza stampa ripete i suoi paletti ed è l'ennesima doccia fredda della giornata. Io non posso delegare, non posso trasferire tutte le materie, le competenze amministrative e legislative che vi vengono richieste, perché se fosse così avremmo uno Stato centrale senza competenze. Dovremo introdurre e introdurremo meccanismi che io chiamo di salvaguardia, chiamiamoli solidaristici, chiamiamoli di coesione nazionale, territoriale, sociale, in modo da poter evitare che si slabri la nostra penisola ancora di più.